siamo nel museo della Pastorizia, che è appunto una delle cinque stazioni del museo diffuso ed è la tradizione più importante di Castelmonte sin da epoca preromana, ma poi con la famiglia dei Medici che si impiantarono qui a Santo Stefano proprio perché erano considerate due capitali della transumanza. Dentro questo museo è raccontata un po' la tradizione di Castelmonte, che è una tradizione di pastori transumanti, quindi in tutte le sue epoche. Ancora adesso facciamo la transumanza, che non è più andare in un'altra città, ma è verticale, cioè dal basso del paese si va a Campi Imperatore. Prima, quando si faceva a piedi questa transumanza, si partiva l'8 di settembre. Ci voleva un mese di cammino a piedi con le bestie per arrivare a Foggia, si stava lì tutta l'invernata e si partiva il 2 di giugno per stare qui al 2 di luglio, che sono ancora adesso le due date della processione della Madonna dei Pastori che viene fatta tuttora. La transumanza ha regolato la vita del paese per tutti questi secoli e ovviamente andando gli uomini fuori, le donne rimanevano da sole in paese, c'erano donne e bambini e poi notai e preti. A piedi si è fatta fino agli anni 60, poi hanno iniziato con i vagoni. L'ultimo pastore di qui che è andato a Foggia è stato nel 2002 e adesso si fa questa che vi ho detto verticale, quindi è semplicemente un motivo climatico. Il nostro borgo di Castelmonte, ma tutto l'Abruzzo, merita davvero di essere visitato e conosciuto a fondo. Qui noi abbiamo il museo diffuso, che è gratuito e potete venire quando volete a visitarlo, più poi una montagna incontaminata dove fare sci d'alpinismo, trekking, bicicletta, qualunque cosa, quindi venite a trovarci.